Lucy mi ha detto che fa il fotografo, mi dice Anna, mentre arrotoliamo un prosciutto sui grissini. Per divertimento. Vorrei farmi fare delle foto. Tu hai il nome di un bravo fotografo? Non so chi c'è nel settore perché faccio tutt'altro, ma se vuoi mi informo. Dovrei chiedere a cosa le servono per individuare la persona giusta, ma non lo faccio. Forse vuole mandarla a qualche rete televisiva e non ha il coraggio di dirlo. Non ce l'avrei neppure io, neanche se fossi bello come lei. Cominciano a raccontarmi delle loro esperienze universitarie, dei loro professori, dei loro compagni, delle loro serate, dei loro eccessi. Vanno fiere dei loro eccessi. La mia tensione è quasi sparita. Adesso non penso più al rischio che la grande liquidazione venga scoperta. Ci divertiamo. Sara va a prendere un'altra bottiglia di vino. Io non devo guidare, ma loro sì. Eppure bevono senza rimorsi. Mi chiedo chi delle tre rischierà la patente al ritorno. Glielo domando quando ho bevuto abbastanza da non accorgermi di quanto è tardiva la domanda. Guida Anna, risponde Sara. È quella a cui sono rimasti più punti sulla patente? Domando. No, è quella a cui l'hanno già ritirata. Finita la cena andiamo a vedere in quale corte suona il gruppo che interessava Sara. È quella dove c'è più gente. È un bel rock e lei e Anna si mettono subito a ballare. Io e Lucrezia restiamo a guardare. Siamo molto più sciolti stasera, come non siamo mai stati. Forse è il prodotto della moltiplicazione fra alcol, cibo, caldo, rumore, semioscurità e moltitudine. Guardiamo Anna e Sara che fanno di tutto per farsi notare in pista, riuscendoci. Ci baciamo a bordo pista. È un bacio che non mi fa più sentire i rumori. Dopo Lucrezia continua a guardare le sue amiche, sorride. Io dimentico molte altre cose. Ogni tanto lei si mette le mani davanti agli occhi e ride, indicandomi le altre due. La pista è piena di ragazzi, molti di loro si avvicinano ad Anna e Sara e gli ballano davanti. La musica si sente anche da lontano, se fossi rimasto a casa non sarei riuscito a dormire. Con una mano la prendo per la vita e ci baciamo ancora. Mi sono già stufata, andiamo nell'altra pista, dice Anna, che arriva ansimando. Ci spostiamo tutti a cercare musica e gente di loro gradimento. Sono loro che vanno avanti, adesso, come se fossero le sorelle maggiori di due quindicenni alla prima uscita. Vanno verso il suono della disco. A metà strada non le vediamo più. Le cerchiamo per un po', poi capiamo di averle perse. Lucrezia le chiama. Ma il loro telefono suona libero, impossibile che lo sentano. Propongo di andare verso la parte più alta della cittadina. Torneremo a cercarle più tardi. Arriviamo nel parco di una villa antica, occupato anch'essa da stand, tavoli e musica. Ma tutto è più ovattato, più silenzioso, complici anche le grandi querce e i sentieri in salita. È il posto da dove l'ho chiamata per la prima volta, per invitarla a uscire. È difficile e forse sbagliato spiegare come ci si sente dopo aver baciato per la prima volta una donna che si desidera. Si cammina con lei sapendo che la cosa fra poco si ripeterà, che il fare indifferente e contento di lei, che il fare differente e contenuto di lei nasconda altrettanto desiderio. Si abbassa la testa passando sotto i grandi alberi con addosso una potente sensazione di inizio. Le dico che il punto più alto della città è da quella parte, ai piedi di una chiesa antica, che ha davanti solo qualche metro quadrato di erba, per cui non sono riuscito a piazzarci nessuno stand. Forse mi perdona la banalità della soluzione, o forse ne ha abbastanza anche lei della festa. Facciamo due rampe di scalini in pietra dal bordo scheggiato. Non c'è nessuna luce quassù. Il chiarore da basso fa sì che i nostri piedi camminino nel buio. Si sente che è erba dal rumore che fa sotto le scarpe. C'è un po' di vento. Dopo i primi passi si comincia a vedere qualcosa. Le pareti in sasso della chiesa sulla sinistra, le luci arancio sulla destra. La vista è inaspettatamente bella, ma non ci arriviamo. Ci baciamo prima. Poi raggiungiamo il parapetto in pietra grigia e ci appoggiamo come se non fosse successo nulla. Nessuno dei due parla. Io sono in silenzio senza godermelo. Sto lì a cercare qualcosa per interromperlo. È un silenzio stupido.
incapace. Il suo è come gonfio e questo mi mette ancora di più a disagio. Di nuovo mi sento inadeguato alla situazione. Incredibile come più si diventi adulti, meno ci si senta preparati. Probabilmente a qualche metro da noi ci sono degli adolescenti che parlano più di noi. Forse alla nostra età si parla di meno perché ci si è accorti che con la lingua si è fatta la maggior parte degli errori. Potrei dirle che la trovo molto più bella delle sue amiche, ma non vorrei sembrarsela riparazione a qualcosa di sbagliato che non ho ancora detto. Potrei dirle che ho desiderato a lungo quello che è appena successo, ma non vorrei sembrare un sentimentale. Potrei dirle che quando sono con lei non penso più alla grande liquidazione. Ma mi chiederebbe cos'è la grande liquidazione. Potrei dirle, lasciamo che Anna e Sara se ne tornino a casa da sole e andiamo a casa mia, ma poi dovremo entrare nel mio appartamento, il che significa entrare in un ingresso vuoto, vedere di passaggio un soggiorno arredato solo con lo stretto necessario, transitare in un corridoio desolato. Forse è meglio rimandare tutto a più oltre, quando la situazione sarà definitiva. Forse sarà tutto più inspiegabile, ma quantomeno sarà impossibile tornare indietro. Torniamo giù, dice. È naturale che, non parlando, desto quantomeno qualche sospetto. C'è troppo vento qui. Io non ho nulla da offrire per coprirsi. Non riesco a dirle ancora niente. Ovviamente non mi sogno nemmeno di baciarla ancora. Mi prende la mano e mi dice che non vede dove sto mettendo i piedi. Potrei cadere di sotto, mi sa che ho bevuto troppo, dice. È naturale che... No. Dice. Non riesco a spiegare quanto mi faccia piacere a questo punto il fatto che lei cerchi ancora la mia mano. Sei sicura di riuscire a fare le scale? Non è la mia voce a fare questa domanda, ma è comunque una voce che conosco. Ne ho la certezza quando ci vado a sbattere contro nella semioscurità. È Anna. Quando si accorge che sono io smette di ridere. Poi ricomincia fragorosamente. Deve avere un tasso alcolico pari a quello di un flacone di disinfettante. Ah, è qui che siete voi due. Non avete perso un minuto, eh? Dice rivolta Lucrezia. E adesso dove credete di andare? Chiede Sara, che è lì a fianco. Poi si rivolge a me. Guarda che abbiamo promesso di riportarla indietro sana e salva. Anche lei deve aver bevuto ancora. Se andate avanti così siete voi che non tornate a casa sane. È meglio che vi fermate tutti in albergo stanotte, dico io. Ah, e io pensavo che ci offrissi un letto tu. Non abiti qui? Dice Anna ridacchiando. Io sto per dire che in casa non ho quattro letti, ma un'altra voce maschile più veloce di me. Vi accompagniamo a casa noi, dice qualcuno che sta salendo le scale alle loro spalle. Ai lati di Anna e Sara si presentano due figure le cui facce sono controluce. Loro sono Aldo e Mario, dice Anna, e ride. E poi loro sono Lucrezia e Salvatore. Né io né Lucrezia allunghiamo la mano, diciamo solo ciao. Vi conoscete? Mi chiede Anna. Anche loro sono di San Daniele. Abituatomi al chiarore che viene dal basso, mi accorgo di averli già visti, ma dico comunque di no. Loro fanno altrettanto. Va tutto bene? Chiede Lucrezia rivolta a Anna. Sì, andiamo a vedere cosa c'è qua sopra. Mi aspetto qualcosa da parte di Lucrezia, ma non succede nulla. Ci sentiamo dopo per telefono, dice, e le lascio andare con i due. Ho bisogno di un caffè, mi fa. Andiamo a cercare un bar. Mentre torniamo...